Buongiorno, sono qui a parlarvi del Sinodo in questa forma un po' particolare. Purtroppo le evidenze della nostra situazione sanitaria, pandemica, ci costringono a prendere provvedimenti alternativi. E per cui il nostro Sinodo diocesano parte in modo un po' strano in video. Tutto sommato, come spesso succede nella vita, credo che abbia un suo senso, una sua qualità positiva, perché dà modo di poter rivedere le cose con più calma e approfondirle e raggiungere veramente tutti, cosa che magari non si sarebbe riusciti a fare con una partecipazione di persona. E dal momento che la prima parte, il primo incontro di questo sinodo è quello che è caratterizzato semplicemente da spiegare lo stato delle cose e come ci muoveremo, il vero ascolto invece lo si fa in loco, lo si fa nei luoghi dove voi vivete, credo che tutto sommato il danno che abbiamo sia contenuto. Dunque, questo sinodo viene in un momento importante, fondamentale per la nostra diocesi. È un momento di crisi, ma è anche un'opportunità di cambiamento. Un momento di crisi. Stiamo faticando a costruire una pastorale perché in realtà la pastorale che stiamo vivendo adesso attraverso le concrete nomine dei parroci è una pastorale che sta sacrificando la parrocchia. Ma la parrocchia non è sacrificata semplicemente dalle nomine dei parroci perché non ci sono troppi parroci e perché ci troviamo a vivere una situazione come si può dire, di gestione comune di uno stesso parroco da parte di più parrocchie. Ma questa situazione è così proprio anche per la mancanza delle persone, cioè dobbiamo riorganizzare la pastorale perché le nostre comunità cristiane non hanno un numero di persone sufficienti e di carismi dentro queste persone sufficienti a gestire quelli che sono i bisogni di una comunità cristiana, che sono molto variegati, che prendono tutto l'arco di vita delle persone, da quando si viene battezzati fino a quando si muore, dalla nascita alla morte, e prende anche tanti altri aspetti della vita dei cristiani. Da un altro punto di vista è anche un'opportunità di cambiamento, cioè adesso è il momento di ripensare le cose in un modo nuovo, secondo quella che è la nostra realtà odierna. Quindi crisi e cambiamento sono due cose che spesso vanno insieme nelle nostre vite. Che cosa cambiamo? La tentazione è quella di rivolgerci come si fa solitamente, ad una serie di strutture, modalità, percorsi che sono quelli che più facilmente diciamo noi possiamo vivere nella nostra vita quotidiana, cioè darci delle procedure, degli obiettivi. In realtà il punto è il cuore. Quello che stiamo vivendo adesso, esattamente quello, è lo stesso di quello che hanno vissuto i discepoli di Emmaus, e vorrei raccontarvi la loro esperienza così bella. È il giorno di Pasqua, al mattino le donne, prima che sorgesse il sole, sono andate al sepolcro, non trovano il corpo di Gesù, trovano il sepolcro aperto, la pietra ribaltata,
i teli, i lini usati per la sepoltura lì dentro il sepolcro, ma Gesù non c'è. E le donne dicono di aver visto Gesù, la Maddalena, le altre donne, le donne dicono di aver visto Gesù e dopo vanno ad annunciare questa cosa agli apostoli. Pietro e Giovanni partono, vanno al sepolcro. Giovanni racconta questo episodio dicendo che arriva, si ferma fuori del sepolcro, ma lascia entrare per primo Pietro, che arriva un po' più tardi perché è più anziano e ha corso meno velocemente. Giovanni è corso con tutta la sua forza giovanile e si dice, Giovanni dice di sé che credette, vide e credette, ma probabilmente è rimasto silenzioso in questo credere. Di Pietro si dice che ha constatato questa cosa, che ha visto, ma quando poi però accadono tutte queste cose e si vedrà dopo quando Gesù appare agli apostoli, si capisce che loro non hanno creduto. Prima di apparire agli apostoli, appare a questi due discepoli che da Gerusalemme vanno a Emmaus, tornano a casa e stanno esattamente facendo la strada al contrario. Il luogo della risurrezione è Gerusalemme, bisognerebbe andare tutti a Gerusalemme a festeggiare, ad essere contenti, a dire il Signore è risorto. Ma loro a questo annuncio rimangono sconcertati e tornano a casa. Sono delusi. Ma quando stanno camminando, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. E loro però non lo riconoscono, i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo. Perché quando Gesù risorge, il titolo del riconoscimento non è lo sguardo fisico, ma è la fede. Loro non credono e non lo riconoscono. E Gesù si avvicina e dice: ma di che cosa state parlando? Che sono questi discorsi che fate durante il cammino? E questi si fermarono col volto triste. È un'immagine bellissima. Sono desolati. Ma come? Tu solo sei così straniero da non sapere cosa è successo in questi giorni a Gerusalemme? E narrano a Gesù di Gesù. È un po' singolare questa cosa. Sono nella direzione sbagliata, sono delusi, sono sfiduciati, si fermano, hanno il volto triste e comunque poi continuano il cammino verso Emmaus, cioè allontanandosi da Gerusalemme. E Gesù li ascolta e poi comincia a raccontare le profezie che riguardano lui. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, stolti e lenti di cuore a credere. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando arrivano vicini a Emmaus, Gesù fa come per proseguire. Loro dicono: no, Signore, rimani con noi. Ormai si fa sera. Rimani con noi, perché le parole che Gesù ha detto sono state come un balsamo per il loro cuore. Hanno sentito qualcosa e lo invitano a fermarsi con loro. E quando sono a tavola, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. È interessante
che lo riconoscono nell'atto dello spezzare il pane. Noi non sappiamo se tecnicamente quella fosse una messa, ma non è questo il punto, è il richiamo. Cioè, ci dice un luogo di incontro, di riconoscimento del Signore Gesù. L'atto dello spezzare il pane. Lo spezzare il pane era chiamato la celebrazione eucaristica, agli inizi proprio, i primi tempi della vita della prima comunità cristiana. E quando sparisce, si dicono l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via e ci spiegava quello che era scritto nelle Sacre Scritture? Ecco, questo testo è bellissimo e dice la nostra situazione. Noi dobbiamo camminare insieme, anche partiamo condividendo le nostre tristezze, anche la nostra delusione, la nostra insoddisfazione, le cose che non vanno, anche. Si parte da quello che abbiamo. Il punto che dobbiamo capire è che noi abbiamo un problema di fede. Stolti e lenti di cuore nel credere. Abbiamo un problema di fede che però viene messo in luce soltanto da un incontro, l'incontro con Gesù. Ora, carissimi, io devo dirvi che oltre al cambiamento del cuore, alla conversione del cuore, ci sono da fare anche delle cose concrete, degli strumenti. Guai a noi se cambiassimo il cuore e poi continuassimo la vita uguale, identica, perché è innaturale questo. Ma guai a noi se diciamo sì, bello, il nostro vescovo ha fatto un bel discorso sui discepoli di Emmaus, ma adesso cosa facciamo? Come se le cose dipendessero dalle scelte che vogliamo fare. Non è questo. Non è una questione tecnica. Il punto è se noi abbiamo o no la capacità di vivere questo incontro. Il sinodo, synodos, strada insieme, strada, è camminare insieme. Il sinodo è il luogo, è la strada da Gerusalemme verso Emmaus, nel quale noi speriamo di incontrare il Signore, il luogo dove lo vogliamo incontrare nel nostro parlare. Noi vogliamo che sia Gesù stesso a parlare a noi, magari attraverso un fratello. È il luogo in cui noi abbiamo bisogno di chiederci se abbiamo incontrato il Signore, di ricordarci questo incontro, di vedere che altri hanno incontrato il Signore, di implorare e ascoltare quello che hanno da dirci coloro che hanno incontrato il Signore, e di implorare di poterlo incontrare e avere da questo incontro la forza e la gioia per cambiare. Poi ci sono i cambiamenti e questi ci devono essere, perché non possiamo andare avanti con una struttura che è ormai superata per certi versi, vediamo che presenta dei problemi e dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi, cioè prima di estinguerci noi per mantenere una struttura. In questo cambiamento, come facciamo a cambiare? Cambiamo attraverso un cammino di comunità. Come comunità ci riuniamo insieme, camminiamo insieme, ci incontriamo. E io vorrò essere presente insieme a voi in questo cammino. Però dobbiamo fare una scelta ora. Questa scelta
è una scelta importante, la scelta di come impostare la pastorale. Io da pastore ho scelto quello che devo fare come pastore, cioè cosa fare per la nostra chiesa alessandrina, quale modello seguire. Quello della parrocchia tout court come era prima non si può. C'è un altro modello che stanno scegliendo tante chiese, qualcuno l'ha già scelto da anni, altri lo stanno scegliendo, tante chiese in Italia. Ma noi dobbiamo fare la scelta di come attualizzarlo, realizzarlo all'interno dei nostri territori. Questo modello è il modello delle unità pastorali. Io da pastore ho scelto questo. Volete farlo con me? Volete camminare con me? E vedere come servire la comunità in modo nuovo, in modo più pieno, in modo più bello? E io voglio venire a incontrarvi. Incontrare chi? Coloro che già adesso fanno a diverso titolo un servizio alle parrocchie. Ma questo ovviamente per gruppi di parrocchie, perché abbiamo detto che le persone che fanno servizio, adesso dirò quanti sono i servizi, ci rendiamo conto che molte parrocchie non hanno persone che fanno servizio in tutti questi campi. Dobbiamo metterci insieme. Ma ci sono diversi tipi di servizi che io ho raggruppato in quattro gruppi. I servizi alle persone, la preparazione al battesimo, l'iniziazione cristiana, oratorio e gruppi sportivi, dopo cresima, giovani, preparazione al matrimonio, gruppi famiglia, catechesi degli adulti, anziani. Ci sono persone che si occupano di cose di questo genere, di questi generi di cose all'interno delle comunità parrocchiali. Dopo il servizio alle persone c'è il servizio alle fragilità, la carità, i malati. C'è il servizio alla comunità, la liturgia e l'animazione della messa, la comunicazione, i cori parrocchiali, il consiglio pastorale. E poi i servizi materiali, gli affari economici, la gestione economica della parrocchia e coloro che fanno i piccoli servizi quotidiani, di manutenzione e sacrestia, ad esempio, dalla pulizia della chiesa, il togliere le candele, mettere le candele nuove, svuotare le cassette delle elemosine. Tutti i servizi che ci sono dentro una chiesa che spesso non si vedono, mettere i foglietti, sanificare, in questo periodo ci sono persone che si prestano molto per questi servizi. Ecco, tutte queste persone io le vorrei incontrare e vorrei che insieme parlassimo della vita delle nostre comunità, ma vorrei che lo facessimo a partire da un incontro, quello con il Signore. Spero che possiamo affrontare insieme queste cose e spero che ci sentiamo ardere il cuore nel petto anche noi attraverso il cammino di questo sinodo.